Maria Piera Pieri Quadrio, sì. Una delle storiche avventrici del Teatro San Babila. Io direi di sì, anche perché io vengo qui da tutta la vita, da quando hanno aperto il teatro. La mia mamma era molto amica del signor Maramotti e io ho conosciuto Gennaro, che era proprio un ragazzo giovane, e mia mamma gli organizzava le cene dal Santini, cioè ero, metti una sera a cena con gli attori. Mia mamma l'ha aiutata all'inizio a fare gli abbonamenti e tutto, per cui io praticamente sono vissuta qua. E questo teatro proprio è diverso anche dagli altri di Milano, perché a Milano io vado un po', ho abbonamenti un po' dappertutto, io sono sempre vissuta in teatro. E ad esempio, se uno va al Manzoni è un rapporto freddo, vedi le persone così, vai, non so, al Nuovo, è diverso. Qui uno arriva e a casa, perché c'è Gennaro che esce, che parla, che intrattiene le persone. È l'unico teatro, secondo me, di Milano che è un teatro proprio della famiglia, di tutti. E so, poi fa tante cose sto ragazzo, perché riesce a organizzare gli aperitivi la domenica, gli spettacoli. Io ho una vitalità e una voglia di fare che non ho mai sentito in nessuno. Ecco, questa cosa mi ha talmente sconvolto, questo dispiacere, perché che il Teatro San Babila o debba chiudere o debba andare in mano a un altro, quando questo ragazzo è vissuto qua, la sua vita è stata qua. Ecco, e poi è aperto a tutti, perché oltre a fare spettacoli di beneficenza, che hanno sempre fatto con la mia mamma che li organizzava, gli hanno fatti un sacco di spettacoli di beneficenza, sempre fatti. E poi lui apre anche agli attori non professionisti. Esempio, io faccio teatro, scuola di teatro da tanti anni all'Umanitaria, la scuola di teatro, e lui ci ospita e facciamo degli spettacoli, per cui apre a tutti. E abbiamo fatto anche degli spettacoli che sono venuti molto bene, con tanta gente, e questo è molto importante. Magari in altri teatri queste cose non c'è, c'è solo un rapporto, magari uno prende in affitto un teatro e fa quello che vuole, e qui invece proprio lui partecipa. Ha detto, noi dovevamo venire anche qui a giugno, e lui partecipa a tutto, proprio lo fa come se fosse una cosa sua. Ecco, io forse sono un po' di parte, nel senso che voglio molto bene a lui e al teatro, però insomma spero che la cosa si possa metterci, insomma, trovare una via di uscita per tutti. È quello che ci auguriamo, grazie. Direttore del Teatro San Babila, Gennaro D'Avanzo, dal 2009 che ci incontriamo per parlare di questa vicenda, un fulmine a ciel sereno però stavolta. Sì, guarda, non ne posso più, anche perché ho deciso di farmi prete. Dopodomani presento domanda, anche perché santo già ci sono, perché sopportare queste cose, altro che le stime e altre cose, io non la fa più. D'altronde sulla mia strada ho incontrato un monsignore che dice tante di quelle bugie, io non ce la faccio più, io voglio combattere per mantenere fede, è un giuramento che ho fatto. Qualcuno mi ha messo qui nel Teatro San Babila nel 78, e se un prete con le carte mi manda via nascondendo la verità, beh, se così deve essere io andrò via, ma prima di andare via cerco di far capire alla città che forse un po' di umanità non sarebbe male. Il fulmine a ciel sereno è perché non è possibile vincere in primo grado e perdere assolutamente in secondo grado, e la sentenza ti dice di un rilascio immediato dell'azienda. Ma quale azienda? Ma finiamola con questa storia dell'azienda. La giustizia, la legge deve stabilire che cos'è un'azienda, che cos'è un immobile. Nessuno lo sa specificare. È possibile che uno dice picche, l'altro dice quadri? Giochiamo, vediamo in Cassazione cosa dicono. Se c'è una legge salva teatri, qui chiude tutto, i teatri stanno chiudendo, e allora diciamolo, una città senza cultura, senza teatri, che teatri? Tutti dicono che apriamo, ma la gente non gliene frega niente. Sì, in conferenza, adesso chi ci sta seguendo vede anche le immagini della conferenza, sì. Quindi segui tutta la vicenda. Il parroco questa mattina ha esposto un avviso. Lui espone i fogli, fa delle cose, scrive da 3 anni che scrive. Quando aveva perso l'aveva messa, poi, quando ha detto ho fiducia nella giustizia, poi ha perso, l'ha tagliato quel pezzo. Adesso sarà tutto gongolante, però per l'ultimo anno che sta qua dentro, lui non lo sa, ma te lo dico io, non farò nulla di illegale, ma davanti
alla Basilica San Babbo, che non è la sua, eh. È mio, non siamo verga, non è suo, lui è qui pro tempore, tra un anno se ne va. Ma la gente quando entrerà in chiesa dovrà capire chi sta servendo messa, dovrà capire che chi sta sul pulpito non è una persona che dice la verità, perché io ho le prove. Perché 16 persone mandate a casa perché lui gli birla così, dov'è la carità cristiana? Lui vive in 450 metri quadri, c'è gente che vivono 8 in una stanza. Lui prende la slot machine e costruisce una palestra. E i poveri? Avete mai visto un povero in piazza San Babila? E i bambini? Dunque? Cosa dice il Vangelo? Non lo dico io, che non sono nessuno. Comunque, ai posteri l'ardua sentenza. Sì, lui fra un anno in pensione. La parrocchia non ha più neanche un oratorio, quindi non ci sono fanciulli che Ma che bambino non c'è? C'era un oratorio, prima c'era una mensa per i poveri, poi hanno fatto un oratorio, è arrivato lui, ha fatto una bella palestra dove lui ci va a fare la sua ginnastichina tutti i giorni, che è giusto che un prete stia in forma, per l'amore di Dio, ma invece di andare in giro a vedere i poveri, che c'è da aiutare, non fare la ciclette per mantenerli in forma, perché ha 75 anni, è vero che non ha ciclette, però guarda che prima o poi, dall'alto, qualcuno ci guarda. Le difficoltà di chi dovrebbe venire dopo di lei a gestire questo teatro? Ma che ne so chi ci viene, ma chi vuoi che venga a pagare questi soldi? Con la spada di Damocle della Cassazione. Comunque, quando diranno e ti lascio la mia azienda, io porto via tutto, te lascerò un immobile, poi ci porteranno dentro e spenderanno 80.000 euro come li ho spesi io, e poi vedranno. Cioè, gli auguro buona fortuna e gli auguro. Cioè, saranno più fortunati di me perché non avranno Monsignor Gandini che lui va via. Lui gli firma il contrattino e poi va via, e poi saranno le beghe di chi arriva dopo. Sì, ma immagino che se sono suoi amici gli farà un contratto diverso, non gli farà una locazione di immobile, così li mette dentro per 18 anni, ma se gli loca un immobile io vado all'ufficio tecnico e gli faccio causa. Gli dovrà fare ancora un affitto d'azienda, che abbiamo notato 10 anni per affitto d'azienda. Secondo voi entra uno, firma 5 anni e poi se ne va? Per amor di Dio. Noi facciamo un grosso in bocca al lupo invece a che voi. Che crepi questo lupo, perché il lupo perde il pelo e diventa calvo, no? Giusto, ormai lo sappiamo. Grazie direttore. Prego, grazie. Allora, Walter Di Gemma, uno degli artisti che forse vediamo più spesso ultimamente al Teatro San Babila, perché si è creato proprio un rapporto di non soltanto di lavoro ma anche di amicizia col direttore Gennaro. Sì, senz'altro, un rapporto molto bello in cui si dà sfogo veramente alle nostre possibilità di espressione, sia con canto, cabaret, battute, quindi senz'altro una bella e grande collaborazione. Tu hai avuto esperienza in questi 25-30 anni di carriera di assistere sia all'apertura di alcuni teatri sia alla loro chiusura. Sì. Qual è il rischio più grosso che stiamo vivendo in questo, con una situazione del genere come quella del Teatro San Babila? Il rischio più grosso è quello per le persone che non avranno più la possibilità di avere uno spazio alternativo per poter vedere degli spettacoli, e purtroppo sono situazioni, quelle del teatro, che non si conoscono a sufficienza e non vengono sostenute a sufficienza, a parte certi teatri, perché diciamolo fuori dai denti, certi teatri le sovvenzioni le hanno, quindi hanno la possibilità di farsi conoscere, e avendo la possibilità di farsi conoscere le persone conoscono solo quelli e vanno in massa solo su quei teatri. E è un discorso molto lungo, molto variegato, molto articolato, quindi è difficile spiegarlo in due parole. Sta di fatto che è un danno sicuramente, tornando alla domanda, per le persone che non avranno, anzi avranno sempre meno la possibilità di vedere che cosa succede in un teatro. Vuoi un po' rincoglioniti dalla televisione, vuoi un po' guidati da pubblicità esagerate su certi lavori, e assolutamente all'oscuro di tanti altri lavori che hanno lo stesso merito o a volte anche di più. La sentenza del Tribunale di Milano sul Teatro San Babila comunque lancia quasi anche un messaggio distorto della cultura. Sì, un messaggio distorto in che senso? Nel senso che qualsiasi teatro può essere chiuso. Dopo una sentenza del genere, qualsiasi esperimento culturale può rischiare di fallire già in partenza. Sì, in questo senso sì, dà proprio questo messaggio, che poi è un messaggio vero, perché alla fine si è visto e si sta vedendo in questo momento che una sentenza viene proprio ribaltata, e quindi anche uno si chiede, ma la verità qual è? Uno non si spiega veramente quale
sia la verità, cioè il tutto è il contrario di tutto, quindi la giustizia in Italia è veramente un punto interrogativo enorme, una stessa cosa viene giudicata in maniera completamente differente e questo lascia lì un po' così. Arturo Testa, uno dei promotori del comitato Pro Teatro San Babila, da quanto tempo va avanti la conoscenza con Gennaro D'Avanzo? Saranno quasi 20 anni. E i rapporti col Teatro San Babila? Altrettanti anni. Cosa farete con il comitato? Beh, io non è che abbia una grande... non sono neanche più in grado di poter dire posso fare qualcosa perché ormai il mio nome è molto datato. Però considero scandaloso che si possano fare delle premesse di questo tipo, come mandare a casa tutto un personale e che soprattutto qui in questa assemblea non ci fosse stato neanche un sindacalista, come 20 persone rimangono a casa e i sindacati dove sono? Questi qui sono uguali a quelli che ci sono all'Ilva di Taranto, non so io, questi qui cosa sono? Serie B? Allora datevi da fare, qui in fondo l'argomentazione che può anche essere abbastanza giusta perché legalmente quello ha in mano il coltello per il manico, ma qui ci sono altri teatri che potrebbero essere a disposizione di Gennaro, tipo quello di Via Bergognone che è un bel teatro, il Teatro dell'Arte che è abbastanza in centro, quindi si danno con un certo preventivo perché lui deve sapere quello che può fare da giugno in poi, se no lui non potrà mai programmare un'altra stagione e questa gente qui sarà a spasso. La cosa più giusta sarebbe andarsi a mangiare a casa di prete. Adesso a sangue caldo e siamo tutti un po' sconvolti, un po' travolti anche dall'aspetto mediatico, ma secondo lei a lungo andare, guardando un po' oltre, qual è la conseguenza più grave di questa azione? Ma lei vede, c'è un'ecatombe, non ci sono più teatri? Cioè quelli grandi, quelli importanti che potevano richiamare anche la cultura, veramente. Cioè, adesso funziona la Cimboldi, ma dico, non so, se chiuderà il Nazionale, perdiamo veramente una pietra miliare del teatro italiano. Il Carcano, non so, la gestione del Carcano è andata bene, Bosetti ha fatto l'ira di Dio, spero che gli altri riescano a dargli ancora una mano, ma qui siamo nel campo delle follie, non sappiamo come potremo andare avanti. Perché? Perché ogni volta le sovvenzioni sono minori. E adesso quest'anno ancora chissà cosa succederà, chi è che rimane? Chi va a investire? Ragazzi, uno o lo fa lo Stato, allora dichiariamo tutti i teatri statali come in Germania e allora ognuno avrà il suo pubblico e i suoi abbonamenti, però cambierizziamo anche tutto. Allora cambierizziamo la scala, tutti i cachet di questi personaggi e allora non ci saranno i buchi da 4 milioni. Quindi l'Italia è sempre indietro, insomma. Ma siamo sempre indietro perché forse dovevamo cominciare prima. Io credo che poi anche il teatro, diciamo, di Stato potrebbe essere una bella possibilità per un sacco di giovani, perché il teatro di Stato, insomma, ha la sovvenzione, riesce a vivere con i giovani perché non ha bisogno di spendere cifre per avere delle stelle. Le stelle in fondo, se non le venissero dati quei cachet lì, cosa fanno? O si ridimensionano o cantano in casa loro. Grazie mille Arturo Testa. Prego. Grazie. Signore dice che non vuole chiudere il teatro ma vuole andare avanti a far teatro. Naturalmente l'anno prossimo lui andrà in pensione perché avrà 75 anni e con chi farà teatro non si sa. Se dovrò andare via, spero che almeno i dipendenti restino qua. Io andrò a fare un'altra cosa, però lotterò fino in fondo. Grazie, buon divertimento.